Fiera Agricola del Mediterraneo, presente anche Iblasus, un'azienda in cui la tradizione ma anche l'innovazione fanno da padrone. Ritornare e proporre un prodotto che sia comunque anche la storia e l'identità del territorio ragusano. Hai detto bene, il nostro laboratorio parte da un progetto che è recuperare la tradizione, quello che vedete è quello che facevano i nostri nonni tanti anni fa in campagna con tecniche ovviamente diverse, e adesso noi abbiamo riprodotto i prodotti della tradizione ragusana, tra cui il nostro cavallo di battaglia e l'affumicata dolce, per riproporlo ai nostri clienti. Come dicevo prima, l'affumicata dolce è il nostro cavallo di battaglia, l'affumicatura avviene in maniera assolutamente naturale, non viene fatta con additivi. Questo è importante. Tutti i maiali vengono allevati all'aperto nel territorio ibleo, mangiano prevalentemente secche perché la carne viene più gustosa, stanno all'aperto, non stanno nelle gabbie, quindi presumiamo che sono anche felici, la carne viene più buona, più gustosa. Poi abbiamo i salami sono fatti tutti in maniere diverse perché i nostri clienti abbiamo capito che ci sono molte allergie. Quindi automaticamente sono fatti col pistacchio di Bronte, uno è fatto con il pepe rosso e non il pepe nero, uno solo col pepe nero, in modo da accontentare tutta la nostra clientela. Quindi un'attenzione particolare al cliente, come dicevamo anche in questo, un prodotto che sia genuino, certificato e controllato, che oggi deve essere una garanzia. Sì, assolutamente. I nostri prodotti sono tutti in assenza di glutine e questo è fondamentale perché le allergie al glutine sono aumentate e senza lattosio, assolutamente. Novità di quest'anno, Iblasus propone altre due chicche. Sì, assolutamente, Iblasus propone il mezzo crudo, che è lo speck di Iblasus, ha le spezie di uno speck ma è morbido come un prosciutto crudo, tant'è vero che può essere utilizzato come un semplice affettato oppure anche cucinato. Poi abbiamo la salsiccia fresca affumicata, è un ottimo prodotto, l'affumicatura come dicevo anche della salsiccia secca va sempre fatta a freddo con trucioli di legno naturale di faggio e può essere utilizzata e cucinata nei vostri primi piatti o semplicemente anche sulla pizza, sulla salsiccia con patate, potete variare la vostra fantasia con le ricette.